Eccoci quando, qua. Quando un amico ti chiama e ti dice andiamo a prendere il caffè, e non solo ti offre il caffè con l'amaro, ma ti fa anche un regalo a 8 cilindri. Vabbè, regalo mica te la porti a casa. Oh. Vabbè, però, dai. Dai, almeno la provi, oggi vabbè che stavo sull'urbano, poi eventualmente la prossima volta la provi sull'accordo, che no, ti dà una stiracchiata. Che è indescrivibile, ma c'è stando Velox qua, com'è la situation? No, vabbè, qua devi rispettare il limite, perché qua... Eccoci qua. Boh, almeno provi il cambio automatico, quello che significa. E qua la prossima volta faremo un giretto un po' più... tanta roba. Tirato. Tanta roba proprio. Tanto lo senti il motore quando acceleri come risponde. Sono stradine purtroppo. Ma però devo dire che è docile come macchinetta di tutti i giorni proprio. Dai, è TT aspirato. È TT un po' più muscoloso, diciamo, di cavalleria, però. Vabbè, però la linea è bella. È quello che è la linea. Guarda, la linea di questa prima serie secondo me merita tanto, perché tutte prese d'aria, tutte allargature, bombature, tutti male. Io mi perdo sempre il portafoglio, mi ricordo tu cazzo, sta là, a posto. Mi viene il panico, scusa, tutte le volte sudo perché... Non ce lo devi mettere dentro a quel cavolo di porto oggetti. Non ce lo devo mettere, c'ha ragione, però ce lo continuo a mettere, isso. La mamma aveva detto che voleva sentire il V8. Vabbè, l'ha sentito prima. L'ho sentito, qui tocca andare piano, mamma, qui non si può cercare. Bella, ha visto mai che domani pure io, che se ne dà la vita, non si sa mai. Oh, te la vendo io. Beh, guarda, mi fiderei molto di più a tanto quello che ci sto a fare, ho rifatta nuova. Cambiato ammortizzatori. Faccio tuscolana. No, vai, ti vai su per Frascati, poi Mari, dai, al comune. Sopra, va bene. Al comune la riprendo io, così poi ce ne andiamo giù. E poi la prossima volta se lo famo quando se vediamo al gruppo, te lo faccio fare fatto serio sul raccordo. Oh, macchinine blu, che piacere vederti! Questa è fiducia, ragazzi. Ah, vabbè, è la prima volta che ci vediamo io e il grande Tito, la prima volta che ci vediamo mi fa portare l'Audi R8. Io non so come hai fatto portare la TT mia a uno tra virgolette sconosciuto, però c'è la passione, quella è la cosa principale. Beh, certo che quando sposta. No, la cosa è che puoi fare le curve pure a 130 e la macchina crollata per terra. È bello da. E l'ho rialzata, l'ho rialzata. Penso tu quando ce l'aveva bassa a terra, io ce l'avevo. Ma perché questa c'ha le sospensioni quelle dinamiche che poi alzarle abbassate? Sollevate, perché ce n'avevo due scoppiati e per cambiarli mi hanno chiesto 6.000 euro. E allora erano quelli a controllo magnetico, sì. Quelli che si induriscono. Sì, magnetici, dai. Sì. Ho levati. Pure la TT come optional ce l'aveva. Ho messo quelli normali, blister, ho pagato 2.700, però tutti e quattro mi hanno cambiati. E poi il discorso è perché siccome io la devo mettere sotto al garage, quei magnetic ride dell'altezza non mi salzava più di tanto. Ma quindi rischiavi che andavi. Quindi rischiavo che la devo lasciare fuori e peccato, perché poi animali, gatti ci andavano a nozze sul partettino. Tutte le zampette. Con tutto che la coprivo. No, però sei sempre a pensare che la macchina questa deve stare tutta a garage. Così ho speso. Grazie a Dio ce l'ha detto dentro. C'è una bella rampa io, accesa. Quindi devi entrare storto. Devo entrare la retromarcia, però ci entro. E è stata una salvata perché ce l'ho avuta. 2 mesi fuori e ti giuro stavo col panico tutte le sere. Io non so mica se sto riuscito a dormire. È facile che dormivo dentro la macchina con due. Fermati, vai. I gatti che mi sgraffiavano la cappotta con tutto il telo. Li trovavi là tutti a dormire il pomeriggio. Chi sopra, chi davanti, chi dentro.
Vabbè, chiudiamo dopo sta storia. Ciao ragazzi.